È una prima per noi assoluta in quella location, che è una location che si presta benissimo al programma. Stiamo parlando di Carmina Burana, dove non si fa altro che parlare di natura, di amore, di salute, di fortuna, tutto ciò che è più umano. Siamo lì immersi in un posto bellissimo e quindi ci aspettiamo una serata carica, emozionante. Dal nostro punto di vista lo sarà sicuramente, ma penso anche per il pubblico. L'appuntamento a che ora è? Alle 21:15, biglietteria disponibile online su Viva Ticket, disponibile allo sperimentale dalle 17 alle 19 mercoledì e giovedì, e giovedì stesso 3 agosto al Mirafiore direttamente dalle 20 in poi. 12 euro costo unico, molto popolare. Abbiamo scelto questa politica perché l'idea di essere per tutti ci piace. I Carmina Burana di Karl Orff, che tutti conoscono, anche il pubblico conosce, è un'opera amatissima, e la proponiamo nella versione per due pianoforti e percussioni, che è una versione ridotta rispetto alla versione originale, ma che il compositore stesso, Karl Orff, dopo l'enorme successo che ha avuto la prima, diciamo, esecuzione di questa opera, ha fatto sì che, facendo questa riduzione, permette l'esecuzione anche ad ensemble più ridotti, quindi un'esecuzione più agevole un po' per tutti. È una versione assolutamente conosciuta da tutti ed è quella che proponiamo appunto in questo concerto. E gli artisti appunto che prenderanno parte a questo concerto sono i seguenti: abbiamo i tre solisti, la soprano Federica Livi, il baritono Giulio Boschetti e il controtenore Angelo Bonazzoli, i due pianoforti, dove al primo pianoforte abbiamo Alessio Paolizzi, al secondo pianoforte Silvia Ercolani, e i quattro percussionisti, che sono Giacomo Sebastianelli, Marco Rovetti, Samuele Barilari e Gianni Gabellini. Il direttore sottoscritto, e il tutto sarà presentato dalla musicologa Maria Chiara Mazzi, che farà tutta la presentazione iniziale spiegando appunto che cos'è l'opera e quindi introducendo con una piccola guida all'ascolto il pubblico alla serata. È una musica, diciamo così, esplosiva, quindi sarà sicuramente un concerto molto impegnativo per quanto riguarda gli artisti, il coro, ma anche molto divertente, e divertente sicuramente anche per il pubblico. Questa è una cosa che sappiamo già, perché è un'opera che è già riproposta in tante occasioni, però per la prima volta siamo al Parco Miralfiore con questo nuovo evento, diciamo così.